Roberto Giammarino, si avvicina all'avvio della stagione, del campionato, ci sarà la Coppa, poi si inizierà a fare davvero sul serio. Ci eravamo sentiti qualche giorno fa, quando non c'erano i gironi, si pensava alla partecipazione del Foggia nel girone F, così non è stato. Pineto, allora, favorito prima, favorito ancora di più adesso? No, il Pineto non è favorito, il Pineto è una delle squadre che forse possono competere per la vittoria del campionato, però noi non siamo la favorita. Penso che ci sono squadre più attrezzate da noi, come il Materica, la Recanatese, e poi ci sarà sicuramente qualche altra squadra che uscirà da questo, la sorpresa del campionato. Noi siamo una buona squadra, con un'ossatura collaudata dall'anno scorso, da 2 anni, cercheremo di fare un buon campionato. I presupposti sono buoni, la squadra si sta esprimendo già da adesso, sta facendo vedere delle buone trame, speriamo bene. Squadra già completata, avete chiuso, diciamo, con largo anticipo le operazioni di mercato. Siamo partiti in anticipo e abbiamo già completato, adesso forse qualche ragazzo che è un po' chiuso, che ha poco spazio, manderemo a giocare, adesso vediamo. Chi deciderà il mister di tenere e chi mandare a giocare, però diciamo che l'ossatura, la squadra è fatta, non dobbiamo fare nessun ritocco. Dicevi prima, queste prime uscite hanno però detto che questa è una squadra che può fare bene nella prossima stagione, siete soddisfatti? Sì, da quello che stiamo vedendo nelle prime amichevoli stiamo vedendo un buon gioco, una squadra organizzata che non butta palla. Amadio stava adattando i tempi bene in questa prima parte della preparazione, diciamo che ci sono dei buoni presupposti. Pippi si sta rivelando quel giocatore che è, che abbiamo preso, Alessandro è un buon giocatore, la difesa è collaudata, i ragazzi sono bravi, i fuori quota sono forti, quelli che oggi non hanno giocato in banchina sono altrettanto forti come quelli che hanno giocato. Diciamo che ci sono dei buoni presupposti, speriamo bene, chiaramente ci vuole sempre un po' di fortuna nel calcio, senza fortuna non si va da nessuna parte. Speriamo bene.